Perché io penso che il rap non è per fare da sporcare di nome d'altro, come ti ho detto prima, ma il rap importante è di seguire le istruzioni e di fare tutto quello che tu puoi fare, ma non prendi una, come si dice, prendi una busta di spazzatura e buttare in casa di altro, non va bene così. Perché penso che il rap, importante del rap, è dare una lezione all'umanità, ma non per creare la guerra tra di noi, non va bene. L'importante della musica non è solo il rap, l'importante della musica è dare una lezione all'umanità per il futuro, ma non per creare un problema tra di noi. Secondo me è così che funziona la musica, non è solo il rap, anche il pop e tutte le parti della musica, tutti, l'importante è dare una lezione per la vita, il futuro, veramente. La musica è un messaggio che è un messaggio che si fa e per fare vedere le cose e che per come conciliare tante cose passa un messaggio e quella è la musica. Rap e musica è uguale. La musica non è una cosa violenza, è una cosa bene per fare anche bene. È una cosa da perché puoi aiutare le persone per unire, essere insieme, ma non per fare di divisare le persone, no. La musica è una cosa che possiamo fare, di dare il sentimento, anche unire le persone. E secondo me se funziona così. Sì, pronti. Azione! Azione! Certamente Giovanni, noi siamo giovani. Abbiamo parlato insieme e finalmente abbiamo trovato una buona idea per fare una canzone, soprattutto che quella abbiamo fatto oggi per fare un video, si chiama Avventura. E questa avventura abbiamo fatto per fare un dedicato alle persone, noi, gli immigranti, anche, non solo gli immigranti, anche tutte le persone che potevano sapere che sofferenza abbiamo incontrato sulla strada. Ma e che un po' dolore. Di questa esperienza. Certo, lo sai che avventura è buona perché quando si va di lì si va a avere tante esperienze, anche si va a vedere tante cose, capito? E avere tante gente e persone che non avete la stessa educazione, la stessa tipo, anche la stessa colore, e quello mi fa molto piacere di quello, hai capito? Noi abbiamo trovato tante esperienze su quella strada perché io possiamo chiamare questa avventura come una avventura che si trova tra la vita e la morte, perché abbiamo rischiato la nostra vita, propria vita, e eravamo un momento che noi nessuno non possiamo pensare che un altro giorno che tu sarai ancora vivo, perché abbiamo attraversato il momento molto molto duro nella vita. Provate a venire ancora più avanti, loro fermi. Che non è facile tutto quello che io ho a dire, perché c'è tante cose che nessuno può sapere, solo Dio conosce le nostre trecce su questa strada. È molto duro, veramente. Quando avete iniziato a fare musica, ad interessarvi e soprattutto i vostri ascolti? Sì, ma prima nel nostro paese io facevo la musica perché abbiamo anche un gruppo nel nostro paese. Come si chiama il vostro gruppo? Quello gruppo si chiama Frafina Kelece. Frafina Kelece è un gruppo che è composto da 7 persone, ma dan suki adu yon ti bam jere am dal fi galle baba na fi adina fi khabana fi galle baba lar neni lot ala ke busa bulle. Perché diventare un cantante è una cosa che mi piace molto molto, e io vorrei essere un cantante nel futuro, fare come un grande cantante italiano famoso, più famoso dell'Italia. Quali sono i principali cantanti che conoscete, in generale italiani, non? Quali sono i vostri artisti preferiti? Per me è Emis Killa.
e mi schila. Sì, sì. Mi piace molto quello ragazzo e la maniera dove quella ragazzo canta è una cosa che io mi piace molto. Anche dopo lui mi piace molto Marco Mengoni. Mi piace molto lui, anche come si chiama? Emma. Ah, mi piace quindi anche lei. Voi ascoltate non solo rap ma anche tanti generi diversi, sì, no? Sì, sì, sì. Mi piace tutta la musica, tutta la musica mi piace. Io ascolto tutte, la musica in generale. Qual è il vostro pensiero su Bello Figo? No, Bello Figo, questo io posso dire che noi, ognuno deve rispettare l'altro, perché noi tutti siamo umani. Mon aventure, mia vita avventura, ma che vita difficile, come questa vita avventura, io non lo so. Che cos'è questo casino?